In piazza Sant'Agostino ad Arezzo con i bambolotti per dire che i ragazzi, i nostri studenti sono imbambolati dalla didattica a distanza. Arriva con forza questo messaggio da parte delle mamme, delle insegnanti e degli amministratori pubblici per tornare a settembre in sicurezza tra i banchi di scuola, ma non con la didattica a distanza. Ecco, perché essere qui con questo cartello in mano proprio da insegnante? Senza contatto umano non c'è educazione, quindi è il principio fondante del nostro lavoro, della nostra didattica, soprattutto per quanto riguarda noi dell'infanzia, per cui abbiamo sempre un contatto diretto con gli alunni perché facciamo attività di gioco, di manipolazione, di racconto mimato, eccetera, quindi senza di quello non c'è proprio istruzione, non c'è educazione, non c'è nulla. Si diventa solo immagini spiaccicate in un video, prive di ogni emozione. La cosa più triste è vedere veramente i bambini imbambolati davanti agli schermi che ti guardano come se tu fossi un extraterrestre, anche se gli racconti una semplice storia o li inviti a fare un gioco. Quindi io spero caldamente che la ministra Azzolina possa accogliere le nostre istanze, gli insegnanti, i genitori e mi auguro anche i presidi, affinché veramente si rientri a scuola a settembre senza più didattica a distanza. Una didattica, sostengono le insegnanti presenti, anche poco democratica, bene la distribuzione dei dispositivi, ma non tutti i bambini hanno genitori che possono seguire le lezioni. Allora, io ho una bambina di 4 anni e mezzo, quindi fa il secondo anno della materna. Le maestre, diciamo, è stata più che una didattica, un modo per rivedersi, per salutarsi e vedere gli altri bimbi. E è stata fondamentale nel periodo dell'emergenza, come doveva essere, per avere continuità. Però adesso basta, adesso è il momento di tornare in classe e tutti insieme. Sì, io ho 3 figli, di cui 2 sono abbastanza grandi, insomma, alla secondaria, di primo grado e di secondo grado, medie e superiori. È faticoso, perché comunque ci sono anche situazioni di difficoltà e già per bambini, diciamo, attivi e vogliosi di studiare è difficile seguire le didattiche a distanza. E in questo momento sono stanchissimi, ragazzi, sono veramente esauriti, ecco, come i genitori del resto, I comuni per il momento stanno lavorando su alcune linee guida, ma di certezze ce ne sono poche. Sappiamo solo che si parla di 1 metro di distanza interpersonale, considerato anche lo spazio di movimento. Una frase che lascia molti spazi interpretativi, quindi in realtà con gli uffici tecnici stiamo progettando basandosi su 1 metro tra i vari banchi. È una delle ipotesi, però non abbiamo niente di concreto e lavorare così è stancante, massacrante, ma soprattutto ti dà quella idea di non poter essere incisivi, di non poter far niente, di non arrivare preparati a settembre. E effettivamente anche noi ci sentiamo un pochino dimenticati, ecco. Effettivamente questi bambini sono un po' lasciati a loro stessi. Vorrei che insomma a settembre, anzi sinceramente anche un pochino prima con i campi estivi, ma spererei a settembre di ripartire con una scuola che gli possa garantire effettivamente un futuro. Però oggi siamo ripassate davanti al suo asilo, ha detto vorrei tornarci, è normale, insomma sono bambini che stanno bene a casa giustamente, però poi hanno anche bisogno anche loro dei loro spazi e tutto quanto.